un uomo, se una persona è un po' aperta, guarda un po' in cielo, guarda un po' delle cose, in generale nella vita, tante cose, chi vuoi guardare, tante cose riesce a vedere. Poi ci vuole fortuna, a caso, quel che vuoi, mai. Ma se uno mai alza gli occhi al cielo e guarda sempre gli occhi in terra, mai vedrà delle cose strane. Nuovo misterioso avvistamento in provincia di Como. Ancora una volta a segnalarlo un telespettatore, Claudio di Inverigo, testimone di uno strano spettacolo nei cieli ilariani, puntualmente ripreso in queste immagini girate con la sua telecamera. Stavo guardando la televisione, la mia compagna attira la mia attenzione dicendomi: guarda che c'è una luce strana lì nel cielo. Boh. E io gli ho risposto: sarà un aereo, fammi venire a vedere. Allora vado a vedere e ci vedo qualcosa di strano anch'io. In parte scettico, in parte incuriosito, Claudio si mette ad osservare il cielo con un binocolo e quello che vede lo lascia senza parole. Per 3 sere di seguito praticamente mi si è ripetuto questo episodio di questa luce che si trasforma in tanti colori, diventa verde, rossa, diventa, ha una forma di rombo, diventa una forma di ciambella illuminata, cioè una roba fantastica. Tutto l'insieme che uno fa pensare che non sia una cosa che venga da qua, dalla Terra quantomeno. Io penso che sia qualcosa di, non è, di un oggetto non identificato. Un oggetto volante non identificato, insomma, tecnicamente un UFO, secondo Claudio, che di fronte a quanto visto non riesce a darsi altre spiegazioni. L'universo è talmente infinito e vasto che non siamo al centro noi come esseri umani. Per 3 sere sono riuscito a vederla e a filmarla. È una cosa abbastanza incredibile così, però è successa qui vicino a casa mia in Verigo.